Benvenuti in questo nuovo Weekly Drawing e non so perché mi ostini a chiamarlo Weekly Drawing quando di Weekly non ha più praticamente nulla. Ok, porca puttana, penso di aver distrutto il microfono. Benvenuti, bentornati, tutto bene? Che si dice? A casa tutto a posto? Famiglia, lo zio? Tutto bene? Tutto bene? Ah, sono contento. A me tutto bene, non proprio tutto bene, ma diciamo tutto bene. Che ve lo sto a dire a fare, stiamo ancora aspettando una risposta per The Deal e ancora non è arrivata, ma la sto prendendo con filosofia. Nel senso che magari posso pensare che, visto che ci sta mettendo più tempo del previsto, è perché diciamo è ancora in fase di elaborazione, magari è piaciuto più del precedente e lo stanno ancora elaborando, non so. Mi sto dando scuse giusto per non cadere in depressione più totale. Ma parlando di depressione, questa settimana è stata scandita da una mia piccola novità, ovvero che è quella della dieta. Ho cominciato la dieta perché l'ultimo video che ho fatto mi sono visto montato, ho detto no, faccio troppo schifo in questo modo, e quindi ho voluto iniziare una dieta anche per cercare di concentrarmi su altro e non concentrarmi solo su The Deal. Spero che questa piccola tecnica funzioni, ma ne dubito fortemente. Anzi, c'è una doppia ansia, una per la dieta perché ho una fame della Madonna e una per The Deal, quindi non serve un cazzo. Però la dieta, almeno dopo posso dire di aver fatto la dieta. Ho scaricato un'applicazione per la dieta, sembra una cagata, però mi sta aiutando davvero tanto. Si chiama LifeSum questa applicazione. È un'applicazione molto molto figa perché ti permette di monitorare i tre macronutrienti di una dieta, ovvero carboidrati, grassi e proteine. È figo perché se ad esempio io faccio una torta come quella della scorsa settimana, che vi ho fatto vedere, di 2 settimane fa in realtà, che vi ho fatto vedere, che si chiama torta soffice all'olio. Se voi la cercate su LifeSum troverete quante calorie ha una fetta di torta soffice all'olio. Ed è fighissima questa cosa perché c'è una community che aggiorna continuamente prodotti, le cose, le ricette. Si può utilizzare anche il codice a barre di un determinato prodotto, fotografarlo e questo vi dirà quante calorie contiene, quanti carboidrati, quanti grassi e qua eccetera. E questo mi ha aiutato davvero molto. Primo giorno di dieta. Ah, qualcuno mi ammazzi prima che cominci. Ho intenzione di cucinarmi questa zucchina, semplicemente, con una fettina di petto di pollo. Intenzione di, per la prima settimana almeno, di evitare totalmente i carboidrati, poiché la settimana scorsa ho realizzato questa torta per la mia ragazza. Se non avete visto il video, andatelo a vedere. Ve lo metto in descrizione se mi ricordo, ma altrimenti è quello del weekly della settimana scorsa. La mattina stiamo mangiando questo per colazione, tra virgolette, quindi ho già il mio apporto calorico di grassi e carboidrati, quindi devo cercare di limitare grassi e carboidrati, perché quando si fa una dieta ricordo che ci sono tre macronutrienti che sono grassi, carboidrati e proteine, e bisogna tenere sotto controllo tutti e tre questi fattori quando si realizza una dieta. Vado a tagliare semplicemente questa zucchina alla julienne e vediamo un po' come farla. Ho questo stupendo macchinario che mi permette di tagliare la zucchina alla julienne. Togliamo il gambo, prima cosa, e anche quest'altro. La sciacquiamo. Ecco qui, sembrano tantissime, ma in realtà una volta che si andranno a cuocere diminuiranno tantissimo il loro volume. Nel frattempo sciacquiamo il pollo. In realtà molti dicono che il pollo non andrebbe lavato perché la superficie del pollo è piena di batteri. Quando lo si lava, gli si spargono praticamente per tutto il lavandino. Una volta sottoposto ad alte temperature come quello di una padella, tutti i batteri vengono praticamente ammazzati, però comunque ti restano i batteri sul lavandino. Però mi fa un po' schifo, sinceramente, mettere il pollo direttamente così senza sciacquarlo neanche un po'. Ora gli aggiungo il pollo. E ora l'ingrediente segreto, la salsa di soia. Perché proprio la salsa di soia? Non contiene praticamente grassi. 100 ml sono 90 kcal. Pensavo che sarebbe stata leggermente più dura, non pensavo di arrivare così serenamente alla fine della settimana. Ogni volta che ho iniziato una dieta l'ho sempre stoppata verso metà settimana, però devo ammettere che questa volta è stato un po' più facile, anche perché mi sono puntato, mi sono messo con il pensiero, con la testa e col pensiero, come si dice da me, e ho voluto davvero davvero farla, perché vorrei assumere un fisico, mettiamola così, decente. Non voglio
essere al Kogan. Forse è della mia generazione al Kogan, forse nessuno di voi lo conoscerà, però vorrei assumere un fisico più sano. Il fatto di cominciare la dieta, quindi di pormi dei nuovi obiettivi, mi ha dato una carica in più. Infatti questa settimana è stata molto più energica rispetto a quella precedente. Quella precedente ero praticamente a terra, ero morto, ma penso che si noti anche dal video, da come parlassi, da come agissi, eccetera. Questo mi ha dato uno stimolo in più, come ho detto, e già dalla settimana scorsa avevo l'idea di andare a fare un'estemporanea. Per chi non sa cos'è un'estemporanea, molto semplicemente un'estemporanea è andare a lavorare all'esterno o al di fuori della propria area di lavoro. Quindi avevo questa piccola idea, ma le giornate non sono state delle migliori. Infatti in settimana è stato molto molto nuvoloso, ventoso, alcuni giorni ha anche piovuto, finché è giunto il momento. Allora, sono riuscito a trovare questo posticino qui. Non mi sembra per nulla male, quindi ho portato il mio sketchbook e andiamo a disegnare qualcosina, sperando che qualcuno non passi e dica: che cazzo sta facendo questo coglione qui? Allora, mi sono dato il tempo limite di un'ora, semplicemente. Tutto quello che sono riuscito a fare in un'ora è questo. Non so se si vede bene, ma lo spero. È stato un esperimento molto molto carino, perché è stato davvero davvero molto rilassante. Credo che lo rifaremo, perché mi rilassa tantissimo fare questa cosa. Anche se c'è un po' d'ansia che passa qualcuno e mi possa dire qualcosa, però ce la facciamo passare. Sì, nell'estemporanea mi sono preso solamente un'ora per poter disegnare, anche perché avevo Demon da finire e quindi mi sono concesso semplicemente un'ora di relax, un'ora di svago. E cavolo, quanto è rilassante, voi non avete idea. Chi ama disegnare, se amate disegnare come me, saprete quanto è rilassante andare a disegnare all'esterno. Mi sono messo con le cuffie nelle orecchie, con le canzoni dei Rovere, che tra l'altro hanno fatto un nuovo CD e un nuovo singolo che si chiama TADB, che è fighissimo, mi piace da morire, lo sto ascoltando a loop da ormai penso 2 giorni, 3 giorni. Lo sto ascoltando a ripetizione, molto molto figo, mi è piaciuto tantissimo. Ed io che ascolto solo musica rock, punk e classica in alcune circostanze, potrete capire quanto sia strano che trovi così figa una canzone italiana moderna. Però loro hanno uno stile che a me piace da morire. Parentesi a parte, come avete visto il disegno dell'estemporanea è molto molto semplice, davvero uno schizzo davvero davvero semplice, non è nulla di così articolato. Avendo un'ora, ho praticamente messo le cuffie, il tempo che ho abbassato gli occhi, rialzati di nuovo, era già passata l'ora, quindi non ho potuto fare granché. Questo mi ha fatto capire che quando io disegno sono un po' troppo pulito, a volte sporcare un po' il disegno con tratti anche inutili se vogliamo rende il tutto più dinamico e più accattivante, il che credo di dover lavorare molto su questa cosa. Spero di riuscirci. Prima di Demon ho fatto The Dial e ho usato molto molto il chatteggio. Questo mi fa perdere, è vero, tanto tempo, però rende il disegno molto più bello da vedere, molto semplicemente, non c'è altro modo per definirlo. Ovviamente, e come ho detto, dovevo finire Demon. Infatti abbiamo finalmente concluso tutti i character design di Demon, tutti quanti. Ci manca semplicemente una cosa, che non è propriamente un character design, ma è un luogo principale, che sarà la casa del mio protagonista. Una sorta di casa di Dylan Dog, se vogliamo, o di Constantine, una casa con tanti artefatti, tante cose, cioè cosa un po' disordinata, un po' vecchiotta.
tutta, eccetera, 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 anche perché il mio protagonista avrà un'età molto, molto importante, penso sarà, se non millenario, ma ci andiamo vicini. Infatti è molto, molto complicato gestire un personaggio millenario, perché devi trovare il giusto compromesso, devi farlo sembrare millenario anche nel modo di parlare, nel modo di atteggiarsi, oppure trovare magari una scappatoia, dire sì è millenario ma si è reincarnato da poco. Cazzi e mazzi, non so, mi inventerò cose, non lo so, vedrò un po' come agire. Vi faccio vedere il nostro prete esorcista, l'ultimo character design che ci mancava, che finalmente ho concluso, e tutte quelle cacchio di armi che c'ha mi hanno fatto uscire pazzo.
Ok, anche per questa settimana abbiamo concluso. Avete visto bene o male cosa ho fatto in tutta la settimana. Ho fatto semplicemente questo. Non cambierò il nome dei Weekly Drawing, ormai è andata così, lasciamoli così. Va benissimo, magari più là ritornerò a fare il Weekly in vecchio stile, mettiamola così. Magari avranno un senso di essere chiamati Weekly Drawing. Per questa settimana è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana, mettete un like, condividete, non lo so, fate qualsiasi cosa, commentate, cercate di commentare, a me piace avere una discussione, ditemi se vi piace il disegno, se avete mai fatto un'estemporanea, cosa ne pensate della mia postazione, che ormai ve lo sto chiedendo da 3 settimane perché ne sono troppo orgoglioso. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo Weekly Drawing o forse con una novità, ma ve lo sto dicendo da troppe settimane, quindi non vi do false speranze. Io spero di riuscire a fare quello che ho in mente di fare. Ci vediamo la prossima settimana per la terza volta, come al solito, mi ripeto, ciao!